Se vi volete avvicinare iniziamo il dibattito, quindi chiedo a Giuseppe, a Ottavio e a Christopher di avvicinarsi. Gixi è già qua vicino a me. Bene, siamo arrivati al momento del dibattito, come dicevamo prima del film. Mia compagnia, alla mia destra abbiamo Giovanni Candido, alla mia sinistra Ottavio Zaccaria, che è il direttore dell'Unione dei Cechi di Cosenza, il vice sindaco Giuseppe Filice e sempre alla mia sinistra Christopher Formica, anche lui è un ragazzo non vedente cieco. Quindi adesso inizieremo un po' a parlare del film, inizieremo a parlare un po' di quello che è la vita delle persone cieche. Cioè, io vorrei proprio iniziare con la testimonianza di Giovanni, per poi passare la parola ovviamente a Ottavio, che già precedentemente mi ha dato un po' delle idee, delle domande da fargli. E poi qualcuno di voi che vorrà ovviamente dal pubblico intervenire per dirci l'esperienza, secondo me abbastanza impegnativa, di vedere un film con le descrizioni e andare. Quindi Giovanni, passiamo subito a te. Tu hai perso la vista a che età? 30 anni. Aspetta che do il microfono così ci racconti un po' la tua storia. Quando hai perso la vista, come è accaduto, soprattutto come è stata poi dopo la tua rinascita, perché tu poi hai preso... Troppo difficile stato. Quando hai perso? A 33 anni. E, a causa di cosa? Di un nervo del giorno. Questo ti ha... Un tumore ai nervi ottici. Ok. E quel periodo, che periodo è stato? È stato un periodo particolare? Hai dovuto ricominciare da capo? Tutto. Ti sentivi comunque una persona in quel momento? Io magari aveva perso... Una persona piccolina. Proprio piccolina. E poi dopo? Dopo com'è che hanno venuto? Dopo, con l'aiuto dei genitori, l'aiuto degli amici, costano, iniziato a uscire, con gli amici mi portavano con la macchina, a campo, la platea. Dopo sono cominciato di nuovo la vita che facevo prima. Come per me, come prima. La vita è come prima. Ma noi per esempio stasera abbiamo visto un film, abbiamo visto una parola molto difficile da dire perché l'abbiamo ascoltato il film con le descrizioni ed è stato molto difficile perché per noi che ci vediamo, tu ci vedevi anche prima, sì, è stato difficile perché è stato pesante, proprio io ho fatto uno sforzo, devo dire la verità, ad ascoltare il film. Ho pensato a te, ho pensato a tutte le persone che non ci vedono, ma come fanno a vivere una vita sempre? Credo che è diventato più difficile per noi. Non so. Perché tu ci sei passato? Ci sono passato e ci passerò. E ancora per me è lunghissimo. Però sei riuscito, prima lo diceva Ottavio, ne parlavamo diciamo, prima del cinema, grazie anche a lui, a uscire col bastone. Sì, sì. Tu cosa fai il giorno? Perché io vorrei che raccontassi alle persone cosa fai il giorno una quotidianità di Giovanni. Cioè, dalla macchinetta del caffè, lo sappiamo. Tutti quelli per il caffè, sì, me l'hai preparato. Giocare a carte? Gioco a carte. Con le carte Braille? Giusto la tavola, la vigliata, e delle volte pure cugino. Lo vediamo perché cugina mamma, sicuramente perché sei bello a chiarotto, però sì, sai fare tante cose. No, faccio di tutto a casa, sì, tutto. Quindi niente. A casa e fuori. Ti muovi bene nel paese? Sì, come. Io con questo non vado da tutte le parti. Infatti io mi meraviglio, più molte volte l'ho detto a te, mi meraviglio di come quando siamo in giro con la macchina tu ti renda conto dove ci troviamo, di come fai a dire che ci troviamo, non so, al Vivio piuttosto che a questa pizzeria o davanti a tutto. Tutto. Ma spiegacelo. Non lo so, boh. Forse è come diceva... Perde un senso ne prende un altro. Penso che è così. Se dovessi dare un consiglio a una persona che ha perso la vista da poco, magari gli vengono in mente tanti brutti pensieri, dice, ma la vita è finita, la vita non è finita. No, non è vero. Tu hai ricominciato. Sì. E puoi ancora fare altre cose. Sì, tutto da prima, da piccolino non ho cominciato io. Di nuovo da piccolino. I primi passi. Sì, i primi passi. Vabbè, però puoi fare anche altre cose, io penso che comunque fino a quando uno è vivo può anche imparare. Sì, sì,
c'è gente che mai si iscrive all'università, gente che lavora, gente che, non so, il cane guida, piuttosto che tante altre cose. Cioè, io scrivo il braille, lo leggo, e vado al computer, faccio tutto. Ecco, per esempio, raccontami, il computer come lo usi tu? Ormai, con il JAWS. Quindi tu hai comunque un software che permette il riconoscimento dei programmi, di leggere. Che ti parla. Certo, ti descrive quello che noi invece leggeremmo, sì. O comunque i passaggi che fai. Scrivi Giovanni, G, L, D, G, A, ah, ci hai messo tanto per impararlo? No. Quindi comunque dai. 3-4 mesi. Ah beh dai, si riesce comunque in 3-4 mesi a imparare. Sì. E se ci fosse, non so, qualcosa che hai un sogno, ti piacerebbe fare qualcosa, cosa dovresti fare da qua a, non so, a 6 mesi, a un anno, hai un desiderio che ti piacerebbe realizzare? Io lo so, come dire. Potrebbe essere un buon sogno, è un viaggio. Lo so, andrà a Lourdes. Ok, quindi tu il prossimo tuo viaggio lo dovresti fare a Lourdes, ti piacerebbe se ci fosse la possibilità. Comunque. Lo lasciamo così per il momento, quindi tu il sogno che hai è questo di fare un viaggio a Lourdes, ti piacerebbe fare questo viaggio. Quindi lanciamo questo messaggio, magari si realizza, chi lo sa? Tutto è possibile nella vita, se tu hai preso a vivere la tua vita quotidianamente, perché un viaggio non può essere possibile? Niente è possibile. E questo adesso lo chiedo a Ottavio, che ripeto è il presidente dell'Unione Italiana, direttore dell'Unione Italiana Giochi di Cosenza, che anche lui da giovane ha perso la vista. E può raccontarci di cosa significa essere una persona che ha voglia di lottare, di non arrendersi alle difficoltà, ma anzi di non essere continuamente considerata una persona che deve essere aiutata. Invece tu fai tante cose, mi hai raccontato che addirittura vai in campagna, fai i lavori dell'orto. Ma parla tu. Buonasera a tutti, sono Ottavio Zaccaria, forse a questo mi conoscete tutti perché in passato noi dell'Unione Cieca abbiamo avuto la delegazione. Ringrazio Roberto per avermi invitato, vedo e l'amministrazione comunale soprattutto perché vedo che è molto interessata ai bisogni del sociale e soprattutto ai bisogni del non vedente. Queste sono delle belle iniziative. Ascoltare un film con l'audio di iscrizione è una cosa molto importante perché soprattutto le persone vedenti si rendono conto che il cieco, il cosiddetto non vedente, può riuscire a fare tutto, basta volerlo. Infatti io ho conosciuto Giovanni Candido anni fa, all'inizio quando aveva perso la vista, io ero consigliere dell'Italiano Ciechi di Cosenza, all'epoca lo invogliai a mettersi a fare le cose da solo perché giustamente la mamma aveva un grosso problema con lui, dice ma ha perso la vista, è cieco, dice il signore, anche i ciechi possono incominciare a vivere, a fare le cose come tutti quanti gli altri. Io, come dico, la mia storia è un pochettino strana, io ho incominciato con una retinite pigmentosa a perdere la vista ai primi anni del liceo, però ne ho fatto di tantissime cose perché non mi rassegnavo a me stesso, perché volevo essere una persona come tutti gli altri. Essere cieco non è un grave handicap, però è quello, la cosa più terribile è combattere con le persone vedenti, perché tante volte i vedenti dicono ma come fa un cieco a fare queste cose, come fa un cieco a camminare, a svolgere le attività quotidiane, quelle che le persone vedenti svolgono. Noi dobbiamo capire insieme, perché noi abbiamo 5 sensi, ne abbiamo perso uno e gli altri li facciamo funzionare, perché se noi, uno che perde un senso riacquista più potere agli altri sensi e riesce a mettere in moto tutte le cose che vuole. Solo non bisogna scoraggiarsi, nella vita non bisogna mai scoraggiarsi, perché la cosa più importante è quella di andare avanti, di fare le cose, di fare quello che fanno gli altri. La cosa più importante è di fare quello che fanno gli altri, perché è una cosa, non essere un peso per la società e soprattutto per le istituzioni.
Io mi rallegro, mi sono rallegrato veramente perché c'è la partecipazione qua del vice sindaco, come mi hanno detto, il sindaco non l'ho sentito, però sicuramente avrà avuto i suoi impegni. Vedo che siete molto sensibili e molto vicini. In passato io ho conosciuto il vecchio sindaco, che adesso era all'epoca quando io avevo la delegazione qua, era Americo Puglietta, il vecchio sindaco di Cleto, pure lui molto sensibile ai bisogni delle persone disabili. Adesso con il nuovo sindaco stasera vi posso dire che il sindaco ha fatto la nuova convenzione con l'Unione Italiana dei Ciechi, e io mi auguro, abbiamo trasmesso tutto al Ministero, mi auguro che nel 2021 riusciamo ad avere il servizio qua a Cleto dell'Unione Italiana dei Ciechi. Troveremo senz'altro un responsabile che lo potrà fare una persona non vedente o ipovedente. Io ho suggerito a questo ragazzo che è giovane, ha il diploma, Christopher, che potrebbe fare un corso a Roma e pigliarsi poi la sede di Cleto e mandare avanti questa situazione. Io mi auguro che in futuro potremo fare delle buone cose qua a Cleto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Se avete bisogno di me e dell'Unione Italiana dei Ciechi, che ci sono in qualsiasi momento, chi mi conosce mi può chiamare, io sono sempre disponibile. Vi ringrazio a tutti, buona serata e buona continuazione. Io vorrei dare la parola a Cristo per raccontarci anche tu una giornata tipo. Io ho visto che addirittura giochi alla PlayStation, cioè belli modi, ma addirittura gioca la PlayStation, come cavolo fa? Perché Gixi riesce a capire dove si trova e non lo so. Quello che diceva adesso Ottavio, diceva ma i vedenti ci si meravigliano. Ho detto sì, perché avete un sesto senso, un senso in più, riuscite a fare cose che le persone cosiddette normali non riescono a fare, o per volere o per necessità, però ci riescono. E noi ci si meraviglia, perché evidentemente l'essere umano può fare tante cose se vuole. Quindi mi racconti come fai a giocare alla PlayStation? Allora, ti do il microfono, visto che così parli un po' vicino. Allora, alla PlayStation gioco, però faccio un esempio, sento il pallone che quando lo tira il giocatore. Sì. O quando faccio per esempio un gol e la curva esulta. Ah, okay. Oppure che ti posso dire più? Per esempio, tu mi hai fatto anche vedere, non solo la PlayStation, mi hai fatto vedere anche quello strumento che utilizzi per leggere i libri. Ah, l'audiobook. È uno strumento che quando lo apri, sì, metti il libro lì dentro, c'è uno scanner? No, c'è uno scanner, però lo accendi quando lo apri, lo accendi e aspetti o 5-10 minuti quando si accenda. Ok. Tu per esempio mi spiegavi che c'è anche un pallone. Sì, il pallone sonoro. E quello hanno fatto di fare i recenti campionati. Sì, campionati mondiali, se non mi sbaglio. Quindi le persone cieche comunque giocano a pallone. Con un pallone sono loro. Quindi... Sì. E poi tu fai anche altre cose, perché comunque a parte della passione del calcio, sì, il Milan possiamo dirlo, sì, ok? Hai la passione che fai dei braccialetti, fai dei. Sì, faccio dei braccialetti. Comunque fai tante cose. Sì, faccio tante cose. Quindi la vita comunque di una persona cieca, malgrado uno possa avere una cosiddetta disabilità, non è una disabilità se una persona riesce a trovare quegli strumenti, quelle alternative per vivere quotidianamente con tranquillità, sì, con la normalità. Sì. Voglio farti un'altra domanda. Per esempio, i tuoi genitori ti sono stati sempre vicini e ti sono sempre vicini, sì, soprattutto a tua mamma. Sì, sì. Per esempio, tu hai veramente una bravura incredibile quando fai le cronache delle partite. Hai mai pensato di fare il cronista? Magari! Potresti decidere di fare il cronista sportivo? Ma è doppio! Quindi, hai mai le limiti? Sì, io non. Quindi chissà che non vedremo Christopher, oltre a responsabile della sede di Cleto, anche come cronista sportivo in futuro. Giornalista, perché no? Cioè, o giornalista sportivo. Giornalista sportivo. Dovrebbe studiare, scrivere all'università. Potresti che chissà cominciare. Abbia la voglia di farlo. Voglia di farlo. Se c'è una ora prima di Milano. Questo lo penso proprio. Dai,
Comunque, Cristo, detto bene, tu hai 25 anni, sì, sei un ragazzo, hai veramente tantissime cose che puoi fare, anche perché siamo nell'era di internet e del computer. Sì. Mi facevi vedere anche come utilizzi lo smartphone, la lettura dei messaggi. Sì. Adesso è molto più facile rispetto a 20 anni fa, quando c'erano i cellulari che erano... Invece, molto più facile, c'è il Sirio, non so, eventualmente c'è il... Ma c'è una sintesi su tutti i cellulari. Una sintesi vocale. Questo comunque posso usare con tranquillità un messaggio. Vorrei fare una domanda a Ottavio, se mi passi dentro. Allora, per esempio, prima Ottavio mi spiegava la questione del bastone delle persone cieche, che comunque ci sono addirittura dei bastoni che sono ancora più avanti, che però non sono in dotazione da parte dell'ASL. Vengono aggiunto nomenclatore, non l'hanno messo sul nomenclatore dell'ASL perché costano carissimi. Se no ci sono dei bastoni con un navigatore, con dei sensori che aiuterebbero praticamente è la sostituzione del cane guida. Io sono possessore di un cane guida da 20 anni ormai, uno mi è morto 10 anni fa, adesso c'ho l'altro, e questi bastoni in futuro sostituiranno praticamente la presenza del cane guida, perché avere un cane è molto importante per un cieco. Avere un cane è una cosa molto importantissima, perché il cane è come se avere una persona che ti accompagna, però poi il cane va accudito, invece un bastone sonoro giustamente va messo da parte, solo che costa, un bastone sonoro costa intorno ai 2500 euro, quindi con la speranza che i nostri politici hanno una sensibilità diversa di quella che c'hanno adesso, i politici nostri nazionali, e aiutano queste persone che hanno una grossa difficoltà a mettere sul nomenclatore quello che serve per noi, per tutti quanti gli altri, per tutte le persone disabili. Anche perché comunque rendere una persona disabile autonoma significa anche sgravare lo Stato a questo, certo, punto di, certo, alcuni, anche perché un cane io penso che vada alimentato, quindi bisogna dargli da mangiare, i costi del cane sono costi. Alla fine, i costi del cane guida sono a carico del non vedente, praticamente lo Stato, la Regione, noi dipendiamo dalla Regione Calabria, a me la Regione Calabria ha dato solo il cane, poi il resto ci devo pensare io, il mantenimento del cane, le spese mediche poi le posso retrarre, ma per quanto riguarda il mantenimento sono io che ci devo pensare. Però giustamente avere un cane guida è una cosa molto importante. Io praticamente per Christopher, che è un ragazzo, per Giovanni, che abitano qua a Cleto, glielo consiglio perché potrebbero essere più autonomi, potrebbero fare delle cose che adesso forse non fanno. Forse non lo immagino, invece magari si renderebbero veramente più autonomi, anche perché forse affezionarsi anche a un cane, poi magari si crea anche un rapporto, che mi pare che mi spiegavi che il cane deve essere cresciuto da piccolino. Allora, il cane viene affidato al non vedente all'età di 2 anni, praticamente questi cani sono cresciuti, affidati a delle persone da piccoli, poi quando hanno 6 mesi vanno a scuola, ne abbiamo una scuola adesso qua a Messina che si chiama Enkeller, una scuola molto importante, che è a Messina. Una volta la scuola dei cani guida era soltanto in Toscana e al nord era Milano, adesso per fortuna ce n'è pure qua una a Messina, e quindi io questo cane che ho adesso, che ha 9 anni, questa scuola l'hanno aperta 11 anni fa a Messina e l'hanno data a Messina. La storia dei cani guida vengono consegnati a 2 anni perché praticamente hanno 1 anno e mezzo di scuola, poi il non vedente, prima che gli viene consegnato il cane, deve fare un corso di mobilità e poi successivamente dopo con il cane guida. Questo corso ha la durata, diciamo, in totale tra la mobilità e la consegna del cane di 4-5 mesi. Bene. Volevo fare un'altra domanda prima di passare la parola al vice sindaco. Quali difficoltà oggettive invece a livello proprio burocratico tra una persona non vedente, ad esempio anche le famiglie, perché io penso una famiglia che si trovi ad avere a che fare con un familiare non vedente, qual è la prima difficoltà? E soprattutto a parte rivolgersi a voi, perché voi siete il primo supporto delle famiglie, qual è la prima difficoltà che trovano delle persone non vedenti?
Allora, la persona, io penso che la persona non vedente incontra un sacco di difficoltà, soprattutto perché ha a che fare con delle istituzioni che non sono sensibili a queste cose. Se un non vedente magari va alla posta oppure in banca, ha la priorità assoluta, ma sicuramente dalle nostre parti è messo da parte. Io ho vissuto una situazione del genere a Pisa. Mi trovavo alla Banca Carime, adesso all'Upitalia, dove l'impiegato, ero là seduto con il bastone, e l'impiegato della banca è pronto, lui ha detto: signore, lei ha la priorità. Queste cose non succedono sicuramente a Cleto, a Largo, oppure nei comandamentea, perché se un non vedente si deve stressare e fare la fila con tutti quanti gli altri. E non è così, perché giustamente dovrebbero capire le difficoltà della persona non vedente. Queste cose, per quanto riguarda l'approccio con i familiari, secondo me non esiste, perché i familiari poi capiscono come il soggetto si comporta nell'ambito familiare, oppure nelle altre cose. Io sono responsabile del servizio civile da quando è stato instaurato il servizio civile. Sicuramente con i ragazzi che ho avuto, io ho avuto pure i ragazzi di Cleto, Giuseppe Longo, il nipote del sindaco, è stato un ragazzo che ha fatto il servizio civile con me. Mi conosco, io sono una persona forse un po' burbera per i ragazzi, ma perché mi piacciono le cose fatte bene. Mi piacciono che i ragazzi devono formarsi per il servizio civile, la formazione, perché i soldi che prendono sono giusto una miseria, sono come pagare un militare, 433 euro al mese. Però sono contento una volta fatto il servizio civile che ne escono formati. E allora una bellissima cosa, Giuseppe Longo ha fatto il servizio civile con me nel 2006, ancora adesso mi chiama, mi ringrazia di tutte quelle cose che ha fatto, il primo anno che come si è comportato con me. Il primo anno che sono un personalista io. È fatto da? Giuseppe Longo e Pamela Vena. Ti hanno, diciamo, dato la mano con sì, me. Sì. Tu poi comunque partecipi anche all'attività del servizio civile, credo, perché ho visto... Come no, sì. Quindi ti... Io 3 anni non ho avuto servizio civile. Anche a Cleto è presente, infatti ne parlavamo prima con il vice sindaco. Io a questo punto passo la parola proprio a Giuseppe, il vice sindaco di Cleto, proprio per insomma, raccontarci anche quelle che sono le attività che già vengono svolte a Cleto come servizio civile, ne parlava poco fa Ottavio, ed è importante insomma sollecitare il sociale nei piccoli centri dove magari possono esserci solo 2 persone, 2 o 3 persone, però serve a dare a noi che invece siamo vedenti una svegliata, perché molte volte non ci si mette nei panni degli altri e si vive la propria vita pensando che i problemi siano altri, quindi in realtà vivere una vita, secondo me, da non vedere significa comunque doversi rimboccare di più le maniche rispetto a me, che io ho rimbocco le volte di problemi scemi, stupidi. E i problemi l'abbiamo un pochettino tutti, sia i vedenti che i non vedenti. I problemi in genere l'abbiamo un pochettino tutti. Bisogna prenderli in modo diverso, perché anche una persona normodotata, una persona che ha i suoi problemi, noi abbiamo i nostri e li portiamo avanti così, ma ci sono gli altri. Pensate, stasera al film c'era quella ammalata di SLA, è una cosa più terribile di essere non vedente, perché bene o male noi ci muoviamo, abbiamo la possibilità di fare le cose. Io quando facevo il corso, ho fatto il corso del computer, la prima volta l'ho fatto a Milano. Eravamo con un collega non vedente che aspettavamo il pullman, che lui si lamentava, dice: Ottavio, ma come facciamo qua, siamo non vedenti? Poi c'era una persona seduta sulla carrozzella, è arrivato il pullman in una situazione che mi è rimasta impressa, noi siamo saliti, il pullman non aveva la pedana, quel signore è rimasto per terra. Io ho detto: Goffredo, vedi, ci sono delle persone che hanno più difficoltà di noi. E così bisogna rimboccarsi le maniche e far finta di niente. Ognuno di noi ha la sua croce, la porta con serenità. Riccardo. Riccardo, come è successo a me una volta, ero in un bar, c'era pure mio fratello Salvatore,
c'erano tante persone, eravamo tutti ragazzi. Sì. Se ne va la luce una volta, se ne va la luce. Tutti quanti, come facciamo, come non facciamo, come non andiamo a casa, come non andiamo. E infatti io, ma quale problema avete? E ti attaccate con le spalle, non ci portiamo a casa. Non gli raccontiamo che quando ce ne andiamo a giro io ti siamo portati qua. Allora gli ho detto, se chiudo gli occhi non so più fare niente. No, infatti. Sì, effettivamente. Scotti di angolo. Sì, sicuramente. Però sì. Tu sai ogni angolo di Cleto ormai. Sì. Comunque, adesso passiamo la parola a Giuseppe. L'ho girato tutto. Guarda. Qua il castello sono andato. Adesso lancio una sfida. Uno dei prossimi percorsi li faremo per non vedenti. Allora, siccome abbiamo fatto una camminata del Borgo quest'estate, faremo una camminata accessibile la prossima volta. Ci portiamo della Gix che conosce il Borgo, ci faremo guidare. Va bene, tu sei disponibile? Ti dico pure il bambino dove sia. Va bene, ok, è disponibile, benissimo. Quindi la prossima passeggiata sarà accessibile. Passiamo la parola a Giuseppe, grazie. Sì, grazie. Grazie Riccardo. Io mi voglio riallacciare a quello che dicevo Ottavio prima, che saluto e lo ringrazio per essere qui questa sera ospite, e posso dire che le progettualità che abbiamo avviato certamente andranno a buon fine, speriamo di poter dare anche voce, nuovamente voce a Cleto, all'Unione Ciechi, e questo può valorizzare sicuramente dei ragazzi e delle persone che hanno questi problemi che non sono non vedenti. Ringrazio anche Riccardo che ha avuto questa bellissima idea e poi l'abbiamo sviluppata e l'abbiamo sostenuta. Per riallacciarmi sempre a quello che diceva Ottavio, ha sottolineato una cosa molto importante questa sera, cioè abbiamo visto le discriminazioni che molte volte subiscono le persone che hanno un problema. E questo le amministrazioni, Ottavio, non devono essere sensibili, le amministrazioni hanno un dovere di esprimere la solidarietà. La solidarietà è una cosa che in questo periodo sfugge moltissimo ed è un principio sacrosanto su cui è stato costruito lo Stato italiano. Ed è sancita da un articolo importantissimo che è l'articolo 2 della Costituzione. E chi ha scritto l'articolo 2 della Costituzione aveva uno spessore culturale altissimo, quindi è riuscito a guardare oltre. La solidarietà, che è un principio inderogabile che dobbiamo avere, che devono avere le istituzioni, ma devono avere anche le persone, i cittadini, rende effettivo un altro diritto importantissimo, rende effettivo il principio di uguaglianza. E questo è quello che diceva prima Ottavio. Violare il principio di uguaglianza, non bisogna, diciamo, affermare che tutti, non basta, non è sufficiente affermare che tutti siamo uguali, perché poi ci sono degli ostacoli, ci sono delle difficoltà, e rimuovere questi ostacoli, queste difficoltà, rende la libertà di ciascuno di noi. Questo è un principio molto importante. Organizzare delle serate come quella di questa sera significa esprimere solidarietà nei confronti di alcune persone che hanno dei problemi, ma soprattutto abbattere alcuni ostacoli che gli precludono la libertà e quindi la costruzione libera della propria personalità. Gianni diceva una cosa molto importante, è iniziato, ha ricominciato da zero, è iniziato da quando era piccolo, grazie anche all'aiuto degli amici, dei parenti, della comunità dove la personalità di ognuno di noi si espande, e che poi è riuscito a superare queste difficoltà. Noi abbiamo avuto, e questo mi piace sottolinearlo assai, una lezione sia da Christopher, sia da Ottavio, sia da Gianni, una lezione di vita su come affrontare le difficoltà. La vita è un continuo avvicendarsi di problemi, finisce una cosa e inizia un'altra, però fluisce continuamente e quindi bisogna sempre andare avanti, e questo è un aspetto molto importante. Noi, per rispondere anche alla domanda di Riccardo, che lo ringrazio nuovamente per le idee che ci ha aiutato a sviluppare, noi abbiamo dedicato, Ottavio, una parte importante della nostra programmazione proprio ai diritti delle persone, perché in questo momento i diritti delle persone forse più che mai vengono violati, perché sembra che siamo tornati indietro. Oggi le amministrazioni sono più sensibili a fare quello che è più economicamente vantaggioso, e questo svilisce
i diritti delle persone. E allora proprio per questo noi nella programmazione abbiamo voluto dedicare dei progetti al servizio civile, del servizio civile agli anziani, dove anche come i non vedenti è una categoria di persone, una parte di persone che compone la nostra società, dove spesso cade un velo di solitudine, e noi lo abbiamo voluto in un certo senso squarciare facendo in modo che due generazioni, i ragazzi e gli anziani, potessero incontrarsi. In questo modo si eliminano tutti quegli ostacoli che dicevamo prima e si eliminano soprattutto le discriminazioni. Io mi preme ringraziare anche la Proloco, perché non l'ho detto all'inizio, perché mentre era in proiezione il film sono stati distribuiti i famosi popcorn promessi, e anche le pasce sono state acquistate dalla Proloco, ed è una cosa secondo me molto bella. Poi l'amministrazione comunale già da quest'estate comunque si è resa sempre disponibile, quindi io ho trovato la disponibilità nel semplicemente realizzare delle idee che magari mi erano venute in mente. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Giovanni, perché l'ho detto all'inizio e lo ripeto adesso, cioè siccome nulla avviene per caso, gli incontri accadono, e la cosa positiva è che ci siamo incontrati anche qua oggi con Ottavio, con Christopher, cioè possono nascere cose tanto belle, perché come Christopher magari ispirato dalla situazione di oggi può decidere veramente di iscriversi all'università e studiare per diventare giornalista piuttosto che qualcos'altro, perché sei giovane. Giovanni può decidere, non lo so, di prendersi un cane guida, la butto là, perché comunque chissà, tutto è possibile. Io penso che non dobbiamo avere limiti, nessuno di noi, e Ottavio me lo ha ripetuto prima quando abbiamo chiacchierato. Quindi questi incontri, anche se sono fatti una volta al mese, piuttosto che una volta ogni due mesi, sono importanti, non servono soltanto ai ciechi, servono a tutti. Infatti si chiama cinema per tutti, perché deve essere cinema per tutti, non soltanto per i ciechi, non soltanto per i disabili, non lo so, che hanno la carrozzina, piuttosto che per una persona cosiddetta normodotata, perché la parola normale non mi piace, non mi è mai piaciuta e non mi piacerà. Comunque, scusate se ho fatto questo piccolo excursus. E io vorrei chiedere alle persone qui presenti in sala, che hanno visto il film, almeno una, mi può raccontare, io ero una, l'ho già individuata però, mi può raccontare la sua sensazione, perché so già che è stato difficile, molto difficile, perché rimanere bendati un'ora e mezza percependo un film, allora dai, una bambina qua al microfono, perché se ne per la videocamera. Ma c'è la voce. Non c'è la voce, dai. C'è la voce, c'è la voce. Cioè, non si sente, gira da questa parte, dai, vieni qua. Vieni, dai, fallo per le telecamere. E soprattutto per chi ascolta, perché poi questa va su internet e le persone non vedenti la ascoltano. Allora, è stato emozionante una cosa. E poi a pensare che ho sforzato, mi sono proprio sforzata a sentire, non riuscivo tanto a sentire le voci del film. Quindi sentire, diciamo, la descrizione del film significa proprio come. Sì, come quando, siccome noi vediamo, allora anche con lo sguardo tu capisci anche quello che dicono. Invece così mi facevano male pure le orecchie. Quindi. Ti metti nei panni della difficoltà. Tanto, non so come fanno, praticamente. Però è stata un'esperienza. Certo, è bella. È stato molto bella questa cosa con te. No, che abbiamo? Che abbiamo, dai, però. No, che abbiamo. No, non l'abbiamo. No, toccati il microfono, niente bene. No. L'abbiamo fatta. Comunque volevo dire che Gis, no? Tutti i giorni non so quante volte fa la via del campanaro. La via del campanaro. Non lo so quante volte. Si tiene pure all'allenamento. Ma deve fare di più, devo camminare. Non con la macchina, devo camminare. A piedi. Sì, Ottavio, perché io e Gizzi in mattina spesso e volentieri andiamo in giro in macchina. Ho la macchina decappottabile, quindi scappottiamo. Però deve camminare a piedi. Gli ho detto che ci dobbiamo fare il cappello Riccardo e Giovanni. Ci faremo il Gix, va benissimo. Allora, a questo punto io vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato, grazie davvero, speriamo di poter fare qualche altra iniziativa del genere, con la collaborazione ovviamente di Ottavio e dell'Unione Italiana Cechi di Cosenza.
E davvero, noi comunque sia come Proloco che come comune, come liberi, siamo a disposizione. Grazie, buona serata.